con quella che va sotto il nome di riconciliazione. Tutti noi l'abbiamo provato quando il sacerdote ci dà la soluzione e ci trae dal peccato, soprattutto se siamo coscienti del peccato, il dolore di Dio si è unito al nostro dolore e abbiamo avuto la soluzione, allora la gioia invade il nostro cuore. Brevemente trattiamo della riconciliazione come fonte di consolazione. L'incontro della sposa con lo sposo e l'incontro bello con Gesù, che ama la sua sposa e si è offerta per lei, prendendola pura, santa, immacolata e senza macchia. Cristo ama la sua sposa e quando nella riconciliazione può abbracciare la sposa e la può lavare, ridarle la bellezza di prima, allora quello è il momento più bello dell'incontro della sposa con lo sposo. Questa è la riconciliazione sacramentale. Noi dobbiamo ottenere sempre alla riconciliazione sacramentale questa veste gioiosa. È il momento gioioso in cui la sposa si scopre e lo sposo la lava e l'abbraccia. Il testo è agli Efesini 5, ma c'è un altro testo e poi un altro testo ancora e un altro testo ancora, no, quattro testi che vi serviranno di punti di riflessione. Gesù, la sera dello stesso giorno di Pasqua, il giorno della sua resurrezione, fa il dono pasquale alla Chiesa. Il dono gioioso. Pace a voi, dice comparendo gli apostoli, mostra le mani, i piedi, il costato, i segni del sacrificio, del riscatto, i segni della redenzione. E poi dice, pace a voi, la pace è fatta, il peccato è distrutto, il grande nemico è vinto, e adesso ricevete lo Spirito Santo, soffia sugli apostoli dello Spirito Santo e andate, andate. Perdonate i peccati, cioè applicate il frutto del mio sacrificio. Coloro i quali avete rimessi il peccato saranno rimessi in cielo. Coloro i quali voi non rimetterete il peccato resteranno nel loro peccato. La riconciliazione passa attraverso voi, che siete
come il fondamento della Chiesa. È il grande dono pasquale che Gesù dà alla sua Chiesa per rendere sempre bella, pura, santa, immacolata. E la Chiesa siamo noi, ciascuno di noi è la Chiesa del Signore. Questa Chiesa del Signore, per la sua debolezza, per la sua componente umana, è sempre esposta al peccato. Anche quando Gesù ha distrutto il suo peccato, questa esposta, per la sua debolezza, è sempre inclina a peccare. Ma Gesù presente è sempre pronta per riconciliarla con sé, lavarla, renderla bella, pura e senza macchia. Ecco allora Giovanni che dice: non pecchiamo più, ma se qualcuno ha il peccato, se la coscienza ti accusa di peccato, c'è Gesù Cristo giusto, il quale si è offerto per il tuo peccato e per i peccati di tutto il mondo. Ecco, non pecchiamo più, ma se la coscienza ci accusa di peccato, se cadiamo in peccato per la nostra fragilità, niente, si turbe, c'è Gesù Cristo giusto che si è offerto per il tuo peccato e ti assolve da ogni peccato. E allora ecco l'altro testo di Paolo ai Corinzi, e gli supplica i Corinzi a lasciarsi riconciliare con Dio. Noi fungiamo da ambasciatori per Cristo, così che Cristo stesso esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo, in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo trattò da peccato in nostro favore, perché noi potessimo diventare per mezzo di lui giustizia di Dio. C'è tutta la teologia della riconciliazione. Vi supplichiamo di lasciarvi riconciliare con Dio attraverso le chiavi, perché il peccato è stato distrutto da Cristo. L'uomo giusto, Cristo, si è caricato del peccato. Dio giusto lo ha trattato da peccato, ha visto in lui il peccato di tutti gli uomini e ha distrutto in lui il peccato, perché la giustizia di lui, dell'uomo giusto, fosse riversata su di noi. Cioè, noi ci rivestiamo della giustizia di Dio, della giustizia di Gesù. Consegniamo a Gesù il nostro peccato, lui distrugge il nostro peccato, la santità di Gesù ci riveste e noi compariamo davanti a Dio, giusti e santi, della giustizia e della santità di Cristo. Questa è la confessione, andare da Gesù, la sposa che incontra lo sposo, si butta ai piedi dello sposo, e Gesù che riveste la sposa della sua giustizia, attende su di sé il peccato che è già estinto nel sacrificio della croce, e riveste di nuovo la sposa della sua santità, e la rende bella,
pura e senza macchia. La riconciliazione come fonte di consolazione deve essere praticata di più nei nostri gruppi e da ciascuno di noi. Ed è un peccato quando noi stiamo lontano da questa fonte inebriante di pacificazione e consolazione. Abbiamo quasi paura, oppure banalizziamo la confessione. Invece non è così. Come sarebbe bello, lo diceva Pancrazio, fare il bagno ogni giorno. Noi lo facciamo ogni giorno, ce l'abbiamo ogni giorno. Tanti santi lo facevano ogni giorno questo bagno. Non tanto per i peccati quanto per lasciarsi rivestire dalla grazia abbondante di Cristo. Non tanto per umiliarsi quanto per abbracciare lo sposo divino e lasciarsi baciare da lui. Questa è la confessione, è un incontro gioioso con Cristo, e come tale va vissuto, non come un incontro doloroso, vergognoso, no, per quella dimestichezza che c'è tra lo sposo e la sposa. Noi ci spogliamo davanti a lui e lui ci copre con le sue vesti di giustizia e ci fa belle essere lavati da Gesù, essere profumati da Gesù. Riceviamo il profumo di Gesù ogni giorno. La riconciliazione sacramentale si colloca in una piattaforma di riconciliazione permanente. Cioè è un atto che rende più forte, è un rito, diciamo, che attualizza e rende più vigorosa la riconciliazione permanente in cui dobbiamo trovarci, nella triplice direzione verticale, orizzontale e basale. La pacificazione. Pacificazione con Dio. Pacificazione con gli altri. Pacificazione con noi stessi. Perché ogni peccato produce rottura. Produce rottura tra l'ego e il me. Cioè tra la parte umana che si carica di trasgressioni a causa del peccato che ancora c'è lì, e l'ego divino che in me. Io sono il figlio di Dio, io sono senza macchia, senza peccato. Lo diceva anche Giovanni, chi è nato da Dio non pecca e non può peccare. Io non sono come figlio di Dio un peccatore, sono peccatore perché ho ereditato il peccato originale, il peccato dei miei avi. Però è qualche cosa di alieno da me, dal mio profondo me, dal mio ego, il mio ego profondo, il mio io, quello senza peccato. Io nasco da Dio, continuamente nasco da Dio, come figlio di Dio. E chi nasce da Dio è senza peccato. E allora, ecco Gesù viene e stacca questo io divino che è in me, da questo peccato, da questo me peccaminoso che ha aderito a me e rende la mia sposa, la sua sposa, bella, pura e senza macchia, la copre di sé perché sia tale come deve essere figlio di Dio
senza peccato. E allora dobbiamo togliere il velo della vergogna, dell'indolenza, a questo rito così bello, in cui noi ci troviamo con Gesù, in cui Gesù ci dà la consolazione del suo Spirito. Perché quando Gesù ci riconcilia con sé, e questo Padre suo, lo Spirito Santo, tutte e tre persone intervengono, come nella formula della soluzione, e allora la consolazione dello Spirito invade il nostro cuore. E noi ci sentiamo leggeri, leggeri, perché il peso del peccato non c'è più in noi, c'è la chiarezza dei figli di Dio. Come bisogna confessarci per avere la gioia? Bisogna confessarci nella gioia. Nella gioia di deporre ai piedi di Gesù le nostre colpe, le nostre miserie. E la sera della luna, il bacio dell'amore. Per questa la confessione viene chiamata confessio laudis, confessio fidei. Sono due termini che esplicitano il termine comune confessio, confiteri, significa confessare, che è di due tipi, che simultaneamente noi usiamo, e sono le due facce della confessione, la faccia della lode e la faccia della fede. Nella faccia della lode noi confessiamo la grandezza, la bellezza, la misericordia di Dio. È un atto di lode che diamo a Dio. Vediamo Dio. Si chiama in termine classico confessio laudis. Quando tu ti vai a confessare, cosa devi fare? Devi lodare. Devi lodare il Signore. Quello che noi non facciamo. Quando ci andiamo a confessare, il Signore dice, che cosa hai fatto? Ho fatto questo, 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 questo. Questa non è confessione. Questa è quella confessione banalizzata, sbrigativa. La confessione non è questa. Quando tu ti vai a confessare, innanzitutto devi lodare Dio, dove è la tua intelligenza e il tuo cuore che sono impegnati. Devi lodare Dio, devi dire Dio, confiteri di Domino, confessate al Signore che è grande, buono, misericordioso, per cui è un atto di lode. E confessare Dio, e lodare Dio, perché mi ha mantenuto in vita, è stato sempre con me in questi giorni, ho potuto lodarlo, devi dirlo, e lo benedico perché è stato con me, ho fatto tante cose belle. Ecco, confessare il bene e ringraziare Dio per il bene che abbiamo fatto, riconoscere Dio e ringraziare Dio per il bene che mi ha dato di fare, questo è il primo atto della confessione, cioè la lode di Dio e il ringraziamento fatto a lui per il bene che mi ha fatto in questi giorni, per l'opera buona che mi ha dato di compiere e per quel bene che gli ho fatto anche agli altri, di conoscere questo bene che viene da Dio. Poi c'è la confessio fidei, cioè la fede che la tua potenza distrugga il mio peccato, perché caro sposo mio, la sposa che si presenta
Io ho mancato in questo, in questo, in questo, però io credo nel tuo amore, nella potenza del tuo amore, e ti chiedo di lavarmi, perché ho fede nel tuo amore. E allora che la potenza divina, la potenza dell'amore, perché la risoluzione del peccato esige l'intervento dell'onnipotenza divina, come la creazione, perché si crea un uomo nuovo e si distrugge ciò che è, anzi Dio è più grande quando distrugge che quando crea. E allora nella fede chiediamo all'amore onnipotente di Dio di distruggere il peccato. Diciamo che puoi distruggere il mio peccato. Se la tua coscienza ti accusa di peccato, dice Giovanni, già l'abbiamo citato, c'è Gesù Cristo giusto che distrugge il tuo peccato. E allora lo confesso laudis, confesso fili. E ti ho detto tutto allo sposo. E allora lo sposo cosa fa? Ti abbraccia. E apre in te una triplice riconciliazione con Dio suo Padre, nello Spirito Santo, ti ridona l'amore, donandoti la sua giustizia e la sua santità, ti ridona il sorriso del Padre, il compiacimento del Padre. Questo è il mio figlio diletto, in cui ho posto la mia compiacenza, e ti dona lo Spirito Santo, perché tu possa essere di nuovo pieno di Dio, di operare nello Spirito. Ma ti riconcilia orizzontalmente con gli altri fratelli, perché il tuo peccato, i tuoi peccati, ti hanno separato dalla comunione, o hanno raffreddato la comunione con tutto il corpo della Chiesa. Tu non te ne accorgi, ma ogni tua infrazione, ogni tuo peccato, un invidio, un rancore, un atto di disprezzo, un peccato isolato, un cedimento, ha rotto la comunione, o ha aumentato la comunione con tutti i membri della Chiesa, con tutta la Chiesa. E allora Gesù opera questa riconciliazione, o la ricevente, la rende più bella, più forte, con tutta la Chiesa, perché tu sei membro del corpo della Chiesa. E poi la terza dimensione ti riconcilia con te, perché il peccato ti ha sconquassato, psicologicamente ti ha disturbato, non ti ha fatto sentire il tuo io profondo, perché il peccato ha ottenebrato questa relazione intima, tu ti senti a disagio, perché il peccato non è tuo, l'hai fatto tu, ma non è tuo, non ti conviene, è un ingombro per te. E allora Gesù ti riconcilia con te, ti fa riconoscere che sei peccatore, che ancora sei nella via, che ancora non sei puro, che la tua terra produce questi frutti, però tu non sei il peccato, perché il peccato non se lo prende, il peccato lo distrugge, tu sei il figlio di Dio, tu sei impeccabile. E per la potenza di Dio, Gesù ti rende senza peccato, ti fa nascere di nuovo dal grembo del Padre in sé, e tu, nascendo dal Padre, nasci senza peccato. E allora che scoppia la gioia dentro di noi, la gioia che è consolazione di Dio, non c'è altra fonte più abbondante di acqua, più rinfrescante di acqua, quanto la consolazione che procede dalla riconciliazione.
Non è necessario che noi abbiamo il peccato mortale per andarsi a confessare, no. Che un cammino mio Signore e salutò la croce. Anche Pietro, quando vide la croce, salutò la croce e per rispetto al Maestro volle essere tu soltanto il Signore. Mi gloria della croce di Cristo, gridava Paolo. Mi gloria della croce di Cristo. Io conosco Cristo, ma Cristo crocifisso. Noi non possiamo svuotare, dice altrove, della croce. Il mistero cristiano sarebbe svuotare il mistero cristiano da colui che ha appeso per la croce. Mi fa pena, fratelli e sorelle, quando io vedo Tau. Tutti abbiamo Tau, ma senza crocifisso. Non è che noi siamo i crocifissi, no. Ma abbiamo tolto il crocifisso dal Tau. Io conosco Gesù e Gesù crocifisso. Scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani, ma gloria per i figli di Dio. Ecco, la croce e Gesù crocifisso e noi crocifissi con Lui, scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani, ma gloria per voi. E allora, ecco che, rileggendo il testo base, quello della seconda lettera ai Corinzi, primo capitolo, comprenderemo il perché la consolazione è coniugata 7-8 volte in un testo piccolo con altrettante voci, tribolazioni e persecuzioni. Sono messi insieme. Perché tribolazione, persecuzione e consolazione si mescolano insieme, l'una condizione l'altra e l'altra condizione la prima, non possono stare disgiunte. Ma la sorgente prima della consolazione nostra è appunto la croce. La croce piantata nel cuore e nella vita del cristiano. Diceva San Francesco, dietro quel testo che troviamo in Paolo, Cristo, avendo davanti ai suoi occhi il gaudio che Dio gli riservava, sostenne volentieri la croce. Su questo testo San Francesco gridava, come gridava, tanto il bene che mi aspetto, che ogni pena mi è diletto. E c'era un'altra santa, Santa Teresa d'Avila, che diceva a Gesù, aut pati, aut mori, o patire o morire. E noi ripetiamo, non ne posso più, fammi morire Signore, non posso più patire. E invece la santa che comprendeva, aut pati, aut mori. Se non posso più patire, fammi morire, non c'è più ragione di vivere. Noi diciamo il contrario, Signore, la mia vita è un continuo patimento, fammi morire. Invece la santa sapiente, nella sapienza del Vangelo, gridava
Out-party, out-body. E insieme a un altro santo, il suo maestro, discepolo e maestro insieme, San Giovanni della Croce, si andava oltre e diceva Gesù, patire se non mori, patire non morire, cioè non voglio morire per patire, perché comprendevi il valore della passione, il valore della croce, il valore della sofferenza. La sofferenza redime, la sofferenza libera, la sofferenza conforma a Cristo, ma la sofferenza ha due altri meriti, ed è quello di affinare la persona. Attraverso la sofferenza lo Spirito Santo affina, cioè ci dà l'affinità a Cristo, ma ci libera dalle scorie del peccato attraverso la notte dei sensi, la notte dello Spirito. Lo Spirito Santo eleva l'anima, affida l'anima, la rende conforme a Cristo. È un'opera meravigliosa che fa lo Spirito Santo. Chi soffre, chi patisce, sa gustare la gioia di Dio, è disposto a vedere Dio. Ossia la sofferenza crea un'affinità con Cristo. L'uomo animale, dice l'Apostolo nel secondo capitolo della prima lettera ai Corinzi, l'uomo animale non conosce le cose dello Spirito e non può conoscerlo. Invece l'uomo spirituale sì, perché sa chi è Cristo, ha assorbito la mentalità di Cristo, ha i sentimenti di Cristo, noi abbiamo il pensiero di Cristo, abbiamo gli occhi di Cristo, il giudizio di Cristo, possiamo giudicare tutto e tutti in Cristo senza essere giudicati, perché la croce, la sofferenza crea affinità interiore con Cristo. Pensiamo come Cristo, sentiamo come Cristo, siamo come Cristo, vediamo con gli occhi di Cristo, giudichiamo col metro di Cristo e gustiamo col gusto di Cristo. C'è ancora di più. La sofferenza ci fa redentori. Compio nella mia carne, diceva Paolo, quello che manca alla passione del Signore. Noi siamo le membra, la passione di Cristo non è compiuta ancora. Sì, è compiuta teologicamente parlando, perché la passione di Gesù ha redento l'uomo e vale per tutti i tempi, però è ancora in atto. E siamo noi che soffriamo, però è Cristo che soffre in ciascuno di noi. Questa è la grande verità. Quando noi soffriamo, non siamo soli a soffrire, è Gesù che patisce in noi. Io avevo fame, io avevo sete, io ero ignudo, io ero carcerato, e voi siete venuti a visitarmi, a sfamarmi, a vestirne, e diranno allora, ma quando noi mai ti abbiamo visto? Io ero nel sofferente, io ero il che aveva fame, il che aveva sete, il che era carcerato, io ero in Rina, in Santa Paola, là nel fondo del carcere, e non mi avete riconosciuto, un volto svisato, ma ci sono io in tutte le sofferenze del mondo, in tutti gli uomini del mondo, perché in chi soffre ci sono io che soffro. E il Padre che cosa fa? Il nostro Dio non è il Dio dei filosofi e neanche il Dio dei teologi, è il Dio biblico,
è il Dio di Cristo, è il Dio che noi sentiamo vivo dentro il nostro cuore, il Padre. Pensate che quando vede il suo figlio patire sulla croce, quando lo vede agonizzante, quando lo vede nel Getsemani, e per pietà gli manda l'angelo a consolarlo, credete che il Padre non soffra? Si sfrega le mani perché è beato nel cielo in mezzo agli angeli? Come potete immaginare un Dio così, che vede soffrire suo figlio e lui non soffre, se la gode? Come potete immaginare un Dio che vede soffrire i suoi figli, vede soffrire noi e se la gode in cielo? No, Dio è presente, Dio è un trino nel nostro cammino di sofferenza. E quando il Padre vede Cristo patire in noi, il Padre soffre insieme con Cristo nelle nostre sofferenze, per cui noi siamo associati a Cristo, siamo associati al Padre, viviamo con il Padre, il Figlio e lo Spirito. Siamo con Dio quando soffriamo, siamo sicuramente con Dio e Dio con noi. E si compie così la redenzione del mondo. Fratelli e sorelle, quando faccio la meditazione e arrivo al peccato, io penso alla grandezza del peccato, all'immensità negativa del peccato, che è costato la morte di Cristo e costa la sofferenza di tutti gli uomini. Il Padre ha dovuto sottomettere alla sofferenza Cristo suo figlio e tutti noi per separarci dal peccato, questo grande male. Soltanto davanti alla croce di Cristo, condivisa da noi, possiamo comprendere l'enormità del peccato. Dio poteva distruggere il peccato, ma ha voluto che il peccato fosse distrutto adeguatamente. E si è mandato tanta sofferenza a Cristo, a noi, segno che il peccato è una enormità, è un'enormità incommensurabile, è una realtà infinita negativa, perché la negazione di Dio, amore. E allora che io piango il peccato, quando nel mio ministero, quando vedi i miei fratelli e le mie sorelle ammalate, quando vedi i bambini malati, io piango dentro il mio cuore e dico: Signore, quanto è grande il mio peccato, quanto è grande il peccato degli uomini, com'è enorme il peccato. Ogni guarigione che mi viene richiesta, ogni ammalato che vedo, io vedo occhio il malato, il peccato mio, il peccato del mondo, che ha dovuto fare tanto soffrire Cristo, il Padre e l'uomo. Però dietro tanta sofferenza c'è la consolazione, perché per ad lucem, per la croce alla luce. Dietro Cristo svetta Gesù risorto. Gesù crocifisso, dall'altra faccia Cristo risorto. Ed è così. Dietro la desolazione c'è la consolazione. Dietro il patire c'è il godere. Allora la croce è fonte di consolazione, è fonte di gioia, è fonte di vita. Consolamine ad invicem, in verbis istis, era una profezia che dava il Signore ieri. Consolatevi gli uni gli altri in queste parole. Perfetta, fratelli e sorelle, ripetendo ancora il testo di Giacomo, quando cadete in tante tribolazioni, è motivo di letizia, perché nelle tribolazioni
noi abbiamo il prodromo, abbiamo cioè il seme della gloria e della gioia. Ma attenti alla croce. Adesso un minuto, che tempo abbiamo? Sì. Ancora 5 minuti. Tutti dobbiamo portare la croce, però attenti alla croce, c'è la croce di Gesù e c'è la croce nostra. La croce è sempre davanti a noi. Chi vuole venire dietro di me, prenda la sua croce, cioè rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua quotidiano, ogni giorno. Si tratta di prendere la croce, perché la croce c'è, però tante volte ce la fabbrichiamo noi. E non è la croce di Cristo, ma possiamo farne la croce di Cristo. Adesso andiamo a tutte le specie di croce. Cominciamo con la croce fabbricata da noi. È la croce nera, il nostro peccato. Però non dobbiamo temere. Quella croce nera diventa bianca. Quella croce di legno diventa una croce di smeraldo. Bella, verde, che annuncia la vita futura, diventa una croce di diamante, fuggente di luce, anche che l'abbiamo fabbricata noi col nostro peccato. Però se noi sappiamo portarla quella croce, fuori di questi paragoni, ecco la croce del nostro peccato. Tutti l'abbiamo sperimentato, la sperimentiamo questa croce, la croce del proprio peccato, la croce delle tentazioni continue, della nostra debolezza spirituale.